Solo in Europa più di 1000 specie sono considerate invasive, ovvero trasportate dall'uomo fuori dal loro areale geografico, provocando danni di tipo ecologico ma anche di salute pubblica. Tra queste specie troviamo la zanzara tigre, la zanzara coreana ma anche la drosophila suzuki. La provincia autonoma di Trento ha finanziato un progetto chiamato l'EXEM, coinvolgendo la fondazione MAH per cercare di lottare contro questi tipi di insetti. La task force è formata da FBK, Università di Trento, dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e dall'Università Bocconi, sotto la guida appunto della Fondazione MAH. Il 23 e il 24 luglio, al Centro Congressi di Riva del Garda, c'è stato il primo workshop scientifico del progetto l'EXEM. Siamo in compagnia di Roberto Rosà, ricercatore del Centro Ricerca e Innovazione. Dottor Rosà, di che cosa si è parlato durante questo workshop? Ecco, diciamo che ci stiamo confrontando a livello con gli esperti a livello mondiale di quelle che sono le tematiche del progetto l'EXEM, in cui vede appunto coordinatore la Fondazione MAC, e il progetto si occupa di ecologia di specie invasive. Quindi, diciamo, abbiamo gli esperti mondiali e nell'ambito di quello che è l'ecologia delle specie invasive, che ci stanno appunto raccontando a livello non solo, quindi ci saranno dei relatori a livello locale di quello che sta succedendo in Trentino, delle specie invasive, quindi zanzara tigre, zanzara coreana e drosophila suzuki in particolare. E ci confrontiamo con quello che succede nel mondo e quindi diciamo abbiamo esperti nel campo dell'ecologia, della veterinaria, ma essendo un ambito multidisciplinare abbiamo anche avuto relazioni di matematici, statistici, bioinformatici per vedere appunto i dati che vengono raccolti in Trentino ma a livello planetario come possono nutrire dei modelli matematici per poter poter quantificare quelli che sono gli effetti che può avere variabili importanti sulle dinamiche di queste specie come il clima e quindi avere dei scenari in cui possiamo vedere cosa succede se aumenta la temperatura su queste specie e qual è la loro dinamica. Non bastava la zanzara tigre, adesso abbiamo anche la coreana. Che tipo di specie è? La zanzara coreana è una specie alloctona come la zanzara tigre, vuol dire che l'abbiamo importata, è di origine anch'essa del sud-est asiatico, è di più recente scoperta, diciamo è stata scoperta in Veneto solo nel 2011, però già l'anno dopo è arrivata anche in Trentino, si sta espandendo e quindi anche il progetto l'EXEM sta monitorando la situazione. E si sta espandendo velocemente nel Bassa Val Sugare, ma in alcuni casi anche a Trento. Sembra che rispetto alla zanzara tigre sia molto più tollerante a temperature fredde, quindi il Trentino può essere un habitat buono per questa zanzara, che può avere quindi una stagione più lunga della zanzara tigre e la possiamo trovare magari anche a zone a quote più alte. A Gianfranco Anfora del Centro Ricerca e Innovazione chiederemo invece qualcosa sulla drosophila suzuki. A che punto siamo e come siamo messi col monitoraggio di questo insetto? In questa stagione la densità di popolazione e i relativi danni causati dall'insetto sono molto importanti, paragonabili con quelle della stagione precedente, del 2014, che è stata l'annata più drammatica per la nostra frutticoltura. Stiamo cercando di valutare l'impatto di queste giornate calde e secche, visto che l'insetto è molto sensibile a queste condizioni, e speriamo che nei prossimi giorni si potrà registrare una flessione della popolazione. Siamo riusciti a trovare degli strumenti di lotta adeguati per la drosophila? Noi stiamo lavorando su diversi aspetti, anche nell'ambito del progetto l'EXEM appunto. Uno di questi è lo sviluppo di modelli previsionali. I modelli previsionali sono una semplificazione delle equazioni matematiche che permettono, accoppiando i dati del ciclo biologico dell'insetto e della sua ecologia con parametri ambientali, di prevedere in maniera precoce lo sviluppo e la densità di una popolazione in un certo territorio. Questi strumenti permettono di avere a disposizione
delle analisi appunto che possono supportare le decisioni e capire quindi quale possa essere l'impatto di una certa condizione ambientale o di un certo trattamento insetticida e quindi aiutare gli agricoltori e i tecnici nell'utilizzare questi strumenti. Inoltre stiamo lavorando anche su tecniche di controllo dirette vere e proprie. Ad esempio abbiamo individuato per primi in Europa alcuni limitatori naturali, alcuni nemici naturali della Drosophila suzuki con i quali si può fare controllo biologico e quest'anno per la prima volta stiamo effettuando queste indagini in pieno campo per verificare se queste specie sono in grado di tenere sotto controllo appunto la Drosophila suzuki. Inoltre, tramite delle collaborazioni internazionali, stiamo verificando la possibilità di fare controllo biologico classico, quindi utilizzando i nemici naturali dai luoghi di origine di questa specie invasiva, che potrebbe essere l'approccio più efficace per controllarla. E poi naturalmente abbiamo anche altri filoni di ricerca che riguardano l'ottimizzazione delle sostanze attrattive per le trappole, per il controllo con la cattura massale e la trap and kill e poi logicamente anche la selezione delle sostanze insetticide più efficaci ma che siano anche ecosostenibili. Cambiamo completamente argomento e andiamo in trasferta all'Esposizione Universale di Milano. L'Expo infatti ha da poco ospitato la settimana dedicata all'Euregio. Domenica 12 luglio, nel padiglione del Alto Adige, la Fondazione MAH ha partecipato alla giornata dedicata a Food ed Innovation. Assieme all'Università di Bolzano Innsbruck e al Centro di Sperimentazione di Limburg, la Fondazione MAH si è soffermata sul valore aggiunto rappresentato dall'origine alpina. Gli esperti dei gruppi ricerca qualità sensoriale e chimica enologica hanno allestito uno stand dedicato ai profumi della frutta. I visitatori sono stati coinvolti in brevi laboratori durante i quali hanno potuto annusare composti volatili e apprendere nozioni curiose su che cosa attira il naso umano e l'olfatto degli insetti. Sentiamo com'è andata questa esperienza dalle parole di Agostino Cavazza, ricercatore del Centro Ricerca e Innovazione. Fare innovazione in agricoltura significa studiare i meccanismi con cui le piante possono difendersi dagli insetti, quindi studiare come gli insetti attaccano le piante e trovare dei metodi alternativi alla chimica per confondere gli insetti, per fare in modo che non vadano a depositare le loro uova sulle piante. Significa capire come le piante sentono che sono attaccate dai funghi e sviluppano dei meccanismi di resistenza. Significa studiare il genoma, cioè il DNA delle piante, per capire dove sono i geni che danno la resistenza e che quindi possono essere utilizzati per fare nuovi incroci e per creare nuove varietà sempre più resistenti. Per l'alimentazione significa studiare l'origine geografica degli alimenti, studiare gli aromi degli alimenti, che cosa succede durante il processo di trasformazione di un prodotto in alimento, durante una cottura, durante un trattamento termico, per fare degli alimenti sempre più genuini e sempre più buoni. Anche per oggi dalla Fondazione MAH è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.